Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Allora ragazzi, come vedete davanti a me ci sono un po' di blocchi di diamante e 6 blocchi di smeraldo. Allora ragazzi, per chi mi segue sulla pagina Facebook ha visto che ho condiviso un paio di foto dove appunto andavo alla ricerca di ferro e a quanto pare ho trovato anche molti diamanti e anche redstone e altri minerali che però ho già rotto. Infatti ho, guardate, questa è tutta la redstone, il lapislazzuli ne ho di più, ho molto più oro e poi questo è tutto il ferro che sono riuscito a prendere. Ho anche altri 30 blocchi, mo li trasformo, anzi altri 30 lingotti, adesso li trasformo in blocchi. E poi qui ho, questo erano una trentina di blocchi di diamante, perché appunto ho passato parecchio tempo a trovare del ferro, però ho trovato davvero molti diamanti, quindi adesso li romperemo tutti. Allora, iniziamo, vediamo subito velocemente quanti ne escono fuori, così possiamo entrare nell'episodio. Allora, intanto salgo pure al 30, intanto, e poi qui arriviamo, ci arriviamo a uno stack di diamanti, possibilissimo. Sì, sì che ci arriviamo. Boh, 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 boh. Uno stacche? Uno stacche e 15 di diamante, ragazzi. Cioè, mo faccio il beacon di diamanti. Porca miseria, 2 stack e 8 di diamante. Non ce l'ho mai avuti così tanti. Vabbè, velocemente, proprio velocissimamente, aggiustiamo questo piccone. Cioè, vediamo se possiamo aggiustarlo con 1.39. Ciao, grazie, arrivederci, è stato bellissimo. Ok, allora ragazzi, iniziamo questo episodio e oggi andremo a mettere appunto il beacon da qualche parte. Ma Blue Light, dove lo vuoi mettere questo beacon? Allora, questo beacon lo andrò a mettere, a posizionare al centro proprio della piazza. Allora, prendiamoci tutto questo hack, perfetto, proprio al centro, che adesso vi faccio vedere, tra casa e gli alberi. Il centro è questo qui, però intorno ci volevo fare un qualcosa di carino. Allora, lì c'è un altro golem, quindi posso ucciderlo per farmi del ferro, però adesso pensiamo a questo progetto. Allora, intanto ci prendiamo i blocchi. Ci prendiamo, ah ecco, con 30 quanti posso fare, quanti altri blocchi? 3, vai, fatti. 11 di ferro, ce li teniamo. Ok, poi crafting table, yes. Ok, allora ragazzi, andremo a fare una piccola piazza di Noak e al centro di questa piazza appunto ci sarà il raggio del beacon. Allora, prendiamo questa crafting table. Adesso vi faccio vedere, ecco, qua sotto. Allora, qua al centro ci sarà il beacon e poi tutto qua intorno, tutto qua, tutto ferro. Tutti la piramide di ferro che serve appunto per fare il beacon. Naturalmente io non ho tutti i blocchi ancora perché sono tipo due stack e mezzo di ferro, di blocchi di ferro. Io ce n'ho uno stack e mezzo e quindi ci vorrà un po'. Però vabbè, intanto facciamo la piazza intorno. Allora, come sarà fatta questa piazza? Sarà fatta di scale e di slab. Allora, craftiamoci un bel po' di oak, perfetto. Allora, cominciamo a fare delle scale. 12, 28, vai, 36. E ci facciamo anche dei slab, ne ho già 34, però per sicurezza arriviamo a uno stack, perfetto. Ok, incominciamo subito. Allora, se questo sarà il centro, qui io metterò appunto tutti gli slab fino a questo. Ok, allora, aspettate. Ok, vabbè, qua me lo ricordo. Quindi mettiamo 1, 2, 3, 4 e poi qua ci mettiamo una scala che va appunto verso l'interno, così. Ok, questa cosa la farò per tutti gli altri lati e poi riempirò appunto lo spazio che si viene a creare. Quindi facciamolo pure di qua. 1, 2, 3, 4,
e 5. Quindi qua mettiamo la scala e poi dentro i slab, ok. Quindi facciamolo per tutti i lati, così poi ci sarà la luce del beacon in mezzo che brillerà di luce propria. Vabbè. Mentre faccio questo, vi volevo chiedere una piccola cosa. Allora ragazzi, in questo periodo sto cercando di essere molto attivo sulla pagina Facebook e infatti sto caricando molte foto o anche stati. E vabbè, stati proprio no, perché non so davvero che scriverò, foto sì, dai, alcuni screenshot appunto di quello che faccio nel mio mondo quando sono off camera. E un'altra cosa che vi volevo chiedere è se voi avete utilizzato qualche progetto in un vostro mondo, nel senso avete preso spunto da un mio progetto o l'avete rifatto allo stesso modo in un vostro mondo. E ve lo chiedo perché appunto voglio vedere come l'avete fatto, se avete cambiato qualcosa, in che contesto l'avete messo, cioè nel senso con che cosa appunto l'avete messo vicino, insomma cose del genere. E appunto vi chiedo di mandare uno screenshot sulla mia pagina Facebook, così, ops, in modo tale che vedo anch'io se vedo se qualcuno prende spunto dai miei progetti e quindi se sono magari anche d'aiuto per, diciamo, volete far bello il vostro mondo e magari vi sono d'aiuto con i miei progetti. E poi naturalmente vi continuo a dire se volete che mi potete inviare nuovi progetti, vostre idee per il mio mondo, perché appunto io ho fatto molti progetti e voglio che ci sia anche qualcosa di vostro in questo mondo come c'era nella stagione vecchia. E quindi vabbè, niente. Allora adesso noi finiamo di fare questa piazza. Intanto là i zombie stanno... Oh, dove mi sono bloccato? Ah, ok. Intanto là i zombie si guardano, si spizzano i villager. E c'è pure un po' di lag perché naturalmente i blocchi si rigenerano. Ok. No, i zombie, sì, ormai i zombie non mi fanno più niente. Stanno là, tutti tranquilli. Che gli frega loro? Ormai pensano solo ai villager. Nessuno più mi pensa. Poi appena ne tocco uno però vedete come mi pensano, mortacci loro. E come quanti ne spawnano soprattutto. Vabbè, allora qua mi mancano gli ultimi due lati e quindi li facciamo. Ok, terminata la piazza. Uccidiamo questi zombie. Voglio farmi cacchilo. Nemmeno. Ah, ok. C'è un po' di lag, però vabbè, cioè ormai è normalissimo. È normalissimo come cosa. Perfetto. E ce ne andiamo. Ok, quindi adesso prendiamo il beacon, prendiamo i nostri blocchi di ferro e scendiamo di sotto. Allora, rompiamo questo, così il beacon lo mettiamo. Saliamo un attimo sopra. Quindi ecco qui il nostro beacon, guardate che bello. Adesso però lo dobbiamo attivare, nel senso che dobbiamo andare, ecco tutti i potenziamenti. Adesso però dobbiamo andare a mettere i blocchi di ferro. Allora, primo livello, così, e qua ci siamo. Poi, secondo livello, di qua. Quindi rompiamo tutto qui. Quello no, che sennò poi ci confondiamo. Ok. Poi mettiamo il secondo livello adesso. Allora, sì, tutto qui. Bam bam bam. Ok. E poi anche tutto al suo interno. Vabbè, poi è uscita. E vabbè, dai. Poi uscirò. Vabbè,
Allora facciamo una cosa, lo metto solo qua agli angoli, poi metterò anche lì. Poi adesso, non qui ma qua sopra, facciamo l'altro. Quindi intanto rompiamo di due blocchi qua giù. E poi facciamo anche qua agli angoli, perfetto. Quindi 1, 2, 1, 2. E stiamo attenti, perché se non ci capiamo una ceppa. Ok, devo rompere questo angolo. Perfetto, e poi qua 1, 2. Ok, adesso andiamo a mettere tutto il ferro almeno qua intorno, nella parte più esterna. Ok. Va bene, lo stesso. Ok, adesso andiamo a metterle anche qui. Quindi mi serve, credo, almeno un altro stack di blocchi di ferro. Quindi mettiamolo qui, qui. E qua intanto. E poi scendiamo. E vabbè, l'ultima, vabbè, proviamo a fare anche l'ultima fila, quindi 2, se dobbiamo allontanare di 3 blocchi, eccoci qua, e fare appunto il quarto livello, no? 1, 2, 3, sì, la quarta fila, la quarta e ultima fila. Quindi poi andiamo, 1, 2, 3. Perfetto, ce l'ho il piccone diamante, no, il cacchio. E così possiamo mettere anche questi 26 blocchi, quindi vabbè, farò forse una parte dell'ultima fila, non tutta, però va bene. Sto rompendo anche qua così posso camminare dato che sto qua sottoterra. E almeno mi posso muovere tranquillamente. Allora, qua dobbiamo bucare un'altra fila. Ok, un'altra fila ancora. Perfetto, facciamo tutta questa, mettiamo un attimo. No, vabbè, la torcia non la metto perché sennò poi la devo andare a rompere. Ok, devo andare a fare pure quell'altro lato. Però, ripeto, 26 blocchi non basteranno proprio, proprio mai. Intanto rompo tutti questi blocchi dove appunto andranno i blocchi di ferro. Qua devo rompere un altro. Ok, e poi 26, però devo metterli ancora sopra, quindi dobbiamo ancora vedere. Tanto continuiamo qua fino a collegarci dall'altra parte. Allora, vediamo un po'. Piccone rotto tra 6 utilizzi. Ah no, siamo arrivati? Eh sì, è qua. Ok, vediamo l'altro lato. L'altro lato è fatto? Ok, perfetto. Qua pure. Allora, adesso devo chiudere. Eh no, faccio prima la parte sotto, poi chiudo sopra. Quindi chiudiamo prima qua. Perfetto. E vabbè, facciamo così, va. 11, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, perfetto. Quindi siamo a... ma dovevo riempire tutta questa parte e la parte qua sopra alla fine. Adesso usciamo da qui. Così vediamo se riusciamo almeno a fare qualcosa. Ecco il nostro beacon. Allora, vediamo. Allora, prima repower, questa è la parte seconda. Cioè, questo è quando c'è tutto questo. E io ce l'ho. Ah, io c'ho questo forse. No, non li posso mettere questi, vedete, sono oscurati, nemmeno questo. Posso mettere solo aste o speed. Quindi noi andremo a mettere. Facciamo speed. Però ci devo mettere i lingotti. Wait a second. Andiamo a prendere i lingotti. Andiamo, 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 andiamo. Dove sono? Eccoli.
Allora, intanto mangiamo e testiamo subito il nostro caro e amato beacon. Allora, abbiamo detto mettiamoci il lingotto. Quanti ne servono? Ah, devo rimettere ast. Ok. Done. Adesso. Eccolo, aste. Quindi adesso riesco a scavare più veloce. Vabbè, sì, dai. Ecco, stando qua vicino al blocco, vedete, riesco a scavare più veloce. Vabbè, adesso ho distrutto tutto, naturalmente. Però, questo è appunto l'utilizzo. Come funziona il beacon. Adesso riproviamo ad andare, quindi poi questa è la velocità, poi c'è resistance, jump boost e poi quando ho completato fino alla penultima riga avrò la forza e poi quando completerò tutto il beacon avrò il secondo potenziamento. Quindi per adesso, come vedete, posso usare solo speed e haste, quello che cacchio è. E quindi GG, quindi mi mancano ancora un po' di blocchi di ferro che credo farmerò off camera, come ho fatto per questi altri. Sarà un bel duro, sarà un duro lavoro questo, sono sicuro, perché ci ho messo tantissimo a fare questo, pensate che me ne mancano ancora molti altri. Quindi è nata questa nuova piazza dove ci sarà, dove ci sta questa bella luce. Questa bella luce che vedremo anche da lontano, però poi la potenza di questo raggio arriva fino a, vediamo qua c'ho 8, che qua fino a qua si rigenera, qua si rigenera e va lontano 6, qua no, secondo me no, infatti. E se torno indietro di qualche metro, anche di qualche blocco, ecco qua si riprende, ok, tipo fino a qua funziona e poi più giù no. Fino a qua funziona, qua. Qua ancora funziona, qua. Qua, vabbè, funziona. Funziona, questo sono sicuro. Quindi, abbiamo fatto una nuova cosa. Un bel beacon mi serviva. E mi sa che non l'avevo mai fatto. Cioè, neanche in un mondo al di fuori di una serie non avevo mai fatto un beacon. Sì, forse una volta. Però vabbè, è stata una nuova esperienza, diciamo. Quindi ragazzi, abbiamo messo il beacon, ci mancano ancora un po' di blocchi di ferro, però ci siamo, quindi abbiamo fatto anche una nuova piazza per mettere questo nuovo oggetto. E ne possiamo fare anche un altro, oh, due diamanti, perché sono qui, non lo so. Ne possiamo fare anche un altro, grazie all'altra Nether Star che ho preso, uccidendo due Wither, e quindi poi vedremo anche dove mettere l'altro. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. La pagina Facebook è in descrizione e anche il sito web. Quindi ciao a tutti da Blue Light.